Questa sera alle 22.30 su Rete 8 sarà trasmesso il concerto realizzato in estate alla Fontana delle 99 Cannelle, frutto della collaborazione tra la nostra emittente e l'associazione L'Aquila Siamo Noi, con l'obiettivo di proiettare la città in una rete di rapporti culturali internazionali e anche a ribadire l'amicizia tra L'Aquila e l'Australia. Un concerto registrato lo scorso luglio con l'ensemble 642, duo proveniente da Melbourne, composto da Anna Lane, arpa storica, e Nicholas Pollock, tiorba, liuto, chitarra barocca. Uno scenario spettacolare, quello della Fontana delle 99 Cannelle alla Rivera, un monumento conosciuto in tutto il mondo, luogo simbolo dell'identità e della storia aquilana, anche grazie alla numerologia del 99 che identifica la città sin dalla sua fondazione. È un concerto che abbiamo registrato lo scorso 8 luglio in un clima meteorologico totalmente diverso, ma oggi la giornata ci viene incontro. Ma io paragono questo concerto a un giardino d'inverno, a una limonaia, a un'aranciera invernale dove tu entrando puoi risentire i profumi, le sensazioni di un'estate. Quindi rivivremo una bellissima serata d'estate con questo ensemble australiano, l'ensemble 642, musica barocca, concerto molto raffinato. Devo dire che al momento della registrazione rimasi molto colpito e molto contento dalla presenza di tantissimi giovani. Vi auguro un buon ascolto, ringrazio ancora Rete 8, il nostro partner d'eccezione, e l'ambasciata australiana per i due concerti che abbiamo fatto quest'estate. Grazie e buon ascolto.